Le ripetute sono sempre un tema caldissimo. Ho già fatto diversi video su questo argomento, in questo voglio far chiarezza su alcuni aspetti chiave per aiutarti a sfruttare al meglio questa metodologia di allenamento. Partiamo con un piccolo riassunto. Le prove ripetute sono un mezzo di allenamento che prevede il ripetersi di intervalli su una determinata distanza, seguiti da fasi di recupero prestabilite. Le ripetute possono essere sfruttate in decine di modi diversi, in base allo scopo dell'allenamento e al periodo della preparazione. Sostanzialmente si possono suddividere in tre gruppi: ripetute brevi entro i 200 metri, ripetute medie dai 400 ai 2000 metri e ripetute lunghe oltre i 2 km. E ognuna permette di lavorare su componenti specifiche. Ok, veniamo al primo aspetto: a che intensità correre le ripetute? L'errore più grande che viene commesso è quello di correre le ripetute ad un ritmo sbagliato, spesso troppo veloce rispetto allo scopo del nostro allenamento. In linea generale, le ripetute possono essere corse a tre diverse intensità. In soglia anaerobica, ovvero la massima intensità che riusciamo a sostenere per un periodo prolungato senza accumulare troppo lattato nel sangue. Sostanzialmente si assesta intorno al 90% della nostra frequenza cardiaca massima. Correre a questa intensità ci permette di migliorare la tolleranza al lattato e la resistenza anaerobica, fondamentale per distanze fino ai 21 km. Ad intensità di VO2 max, ovvero l'intensità che stimola il massimo consumo di ossigeno. Solitamente si prende come riferimento la nostra massima velocità aerobica, ovvero la velocità che riusciamo a sostenere per un massimo di 6-7 minuti. Per utilizzare un valore preciso, consiglio di effettuare il test dei 7 minuti, che spiego nel video della capacità aerobica. Correre a questa intensità ci permette di migliorare l'afflusso di sangue, ossigeno e nutrienti ai nostri muscoli e di conseguenza le nostre performance. Ad intensità massimale, nelle ripetute brevi tra gli 80 e i 200 metri, non si utilizza come riferimento né la frequenza cardiaca né il passo al chilometro, ma vengono corse appunto ad intensità massimale per massimizzare l'elasticità tendinea e la potenza muscolare, al fine di migliorare l'economia di corsa. Quante sedute di ripetute fare a settimana? Dipende da diversi fattori, in primis dal tipo di gara che stiamo preparando e dal nostro volume di chilometri settimanale. In linea generale consiglio di non superare un 20% del volume sopra la soglia anaerobica e un 10% ad intensità di VO2 max. Per cui se corriamo 50 km a settimana ci possiamo permettere un massimo di 10 km di ripetute in soglia e di 5 km corsi alla nostra massima velocità aerobica. Ad ogni modo consiglio di dedicare alle ripetute uno, massimo due sessioni alla settimana, in base al numero degli allenamenti e al volume settimanale. Prima di proseguire, se ti sta piacendo questo video, ti chiedo di mettere un mi piace e soprattutto di aiutarmi a condividerlo sui tuoi canali social, nei gruppi di running e con i tuoi amici. Inoltre, se vuoi davvero supportare questo progetto, iscriviti al nostro canale YouTube. Basta cliccare sul bottone qui in basso per restare sempre aggiornato su tutti i nuovi contenuti e le novità. Quanto recuperare tra le ripetute? Il recupero serve a ripristinare le condizioni metaboliche necessarie per correre tutti gli intervalli all'intensità richiesta dall'attività. A livello fisiologico, durante il recupero, il nostro corpo cercherà di ripristinare le nostre riserve energetiche. Quindi la durata del recupero dovrà essere sufficiente a permetterci di eseguire la prova all'intensità richiesta, ma non troppo lunga da consentire un recupero eccessivo. Solitamente, in base alla distanza della ripetuta, si prevede un recupero tra i 30 e i 150 secondi. Più l'intensità sarà alta e più necessiteremo di un recupero maggiore. Il recupero può essere effettuato con corsa facile, di cammino o da fermo. Diversi studi hanno dimostrato che il recupero attivo sia più efficace nello smaltimento del lattato, grazie a una maggiore perfusione muscolare e all'utilizzo del lattato come substrato energetico dalle fibre lente. Inoltre, protrarre un gesto specifico come la corsa, anche se lenta, permette di mantenere una certa tensione muscolare, rendendo l'allenamento più proficuo. Ad ogni modo, in base alle caratteristiche dello sportivo, all'intensità delle ripetute e all'obiettivo dell'allenamento, si può scegliere di recuperare da fermo o con recupero attivo. Personalmente, soprattutto nella preparazione di gare di 10 km o superiori, consiglio di recuperare in movimento. Di ripetute è possibile parlare ancora molto. Spero che questo video ti sia stato utile per chiarire alcuni dei principali dubbi su questa metodologia di allenamento. Come al solito, scrivimi qui sotto nei commenti le tue considerazioni ed eventuali domande sull'argomento. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!